È stata presentata la riorganizzazione della Polizia Provinciale di Padova. Il corpo sarà trasformato in servizio. La Polizia Provinciale oggi, credo che si possa dire, con grande slancio riparte con una riorganizzazione, pensata, creata in una sinergia più di efficienza e di servizio, individuando prima un'organizzazione nelle strutture degli uffici. Noi abbiamo pensato di accorpare chi controlla insieme a chi i provvedimenti li autorizza, quindi mettendo in ordine dall'inizio alla fine il processo di elaborazione di un provvedimento. Questo serve per dare maggiore efficienza, crescita, organizzazione, dinamicità, mettendo a disposizione tutta l'attrezzatura della Polizia Provinciale, anche a tutte le forze di polizia locale, nel limite del possibile, dei comuni. E dall'altro possa essere un cardine importante in un quadro di un tavolo che dovrà partire, come richiesto e già dichiarato da me, ma richiesto anche dagli assessori della sicurezza di moltissimi comuni, che potrà dare delle grandi risposte sul territorio, sicuramente aggiuntive a quelle già esistenti. Intendiamo questo come provincia, una provincia service. Ci riusciremo se anche il governo, nelle prossime scelte che farà, darà senso anche legislativo a questo nuovo ente che sta nascendo. La provincia di prima potrebbe essere anche considerata un carrozzone. Noi dobbiamo farla diventare un treno utile per i nostri comuni, un treno utile per l'economia, anche facendola dimagrire di sovrastrutture, certamente, ma rendendola utile proprio per i cittadini, una provincia proprio di servizio. Abbiamo creato un progetto insieme al Presidente, insieme al Dottor Fiora, per mettere insieme le esigenze dei territori e le professionalità di questo ente. Il risultato può essere un risultato molto positivo, noi ci crediamo molto, io personalmente ci credo molto e sono convinto che dalla settimana prossima ci sarà una rinascita del corpo trasformato in servizio che avrà ottime ripercussioni nei territori e questo è il nostro principale progetto che intendiamo attuare. Sappiamo che c'è stata tutta una serie di modifiche a quello che erano le competenze della provincia, sono rimaste poche, tra queste sono rimaste le competenze in materia ambientale, in materia di polizia venatoria, sulla caccia, pesca e tutela dell'ambiente, nonché questioni legate alla viabilità, rispetto al codice della strada. Quindi saranno queste le competenze in linea di massima che andremo a svolgere.